è stata nominata una collega quale responsabile del servizio di oncologia a Polla e ci stiamo attivando per renderlo operativo nel migliore dei modi possibili per interrompere finalmente questi viaggi verso altri luoghi, spesso lontani. Stiamo cercando di offrire un buon primo livello ai cittadini delle nostre zone, ai nostri compaesani, perché è giusto che sia. È ovvio che il livello più elevato di cura si avrà negli istituti super specializzati, quale il Pascale, quale noi non ci proponiamo, quale centro di oncologia di riferimento nazionale, ma ci proponiamo per fare diagnosi e cura in chiave di quelle che sono le chemioterapie che hanno dei protocolli internazionali e che speriamo presto di vedere pure a Polla. Per il momento è stata nominata la responsabile del reparto di oncologia, che è la dottoressa Narita Riscigno. Ora insieme, appunto, dicevamo, dovete organizzare il servizio. Stiamo lavorando per questo. Noi non abbiamo frette e necessità di fare programmi, ma organizzare il servizio nel migliore dei modi è il nostro compito. Poi si parla anche di una nuova TAC. È già... Sì, stiamo quasi ultimando i lavori per installare la nuova TAC, perché qui ce n'era una sola per un territorio vastissimo e proprio per questo motivo avevamo necessità di avere un secondo apparecchio. Fra alcuni giorni sarà operativo. È stato risolto il problema relativo alla salute mentale? Il problema relativo alla salute mentale è anch'esso in fase di risoluzione definitiva, nel senso che per quanto riguarda l'ospedale di Polla, io ho avuto il compito di approntare i locali. I locali sono stati ultimati, il Dipartimento di Salute Mentale si sta adoperando per trovare il personale necessario per questo servizio e credo che anche queste attività siano in via di ultimazione.